in realtà mi ricordo degli anni prima ancora di Efatà, in quanto Gabriella era stata la mia segretaria per un anno. E quindi praticamente io ho generato una delle due. Io sono nonno di Efatà, insomma, questa è la realtà, se ne vogliamo parlare. I primi anni sono stati durissimi, come tutti i primi anni. Io ho cercato di star loro vicino per quanto mi era possibile. Devo dire che hanno subito, immediatamente, dimostrato la loro ricchezza interiore e anche di carattere. I due caratteri si sono, secondo me, baciati magnificamente bene e ne è uscito fuori un bellissimo fiore. Ce ne sono moltissime. Quella che mi piace di più e che credo si sia mantenuta nel tempo è la semplicità, l'abbandono e anche direi una certa quale situazione di carattere agreste che rimpolpa l'anima e rinfresca le idee, che sono sempre molto brillanti e molto vivaci. Devo dire, mi dispiace anche doverlo dire, il titolo non l'ho scelto io, non era Dizionario d'amore, in quanto non è un dizionario d'amore. È un libro sull'amore in generale. Io ho vissuto 50 e fischi anni con mia moglie, che è tuttora il mio amore, e quindi d'amore tra uomo e donna qualcosa ne conoscevo. Amore verso gli altri, era tanta pazienza, l'ho esercitata facendo l'editore. E credo che non sia un libro facile. Io stesso, rileggendolo, mi sono stupito, ho detto, ma che strano questo libro. Invece, effettivamente, sono stato baciato, direi così, dalla respirazione durante due o tre settimane e il libro mi è sbucato fuori, non so di dove. O di sopra o di sotto, non so di dove. La cordialità nei confronti e la pietà nei confronti del lettore, deve avere la simpatia per il lettore, deve mettersi dal punto di vista del lettore e fare un po' il papà, l'amante, il marito, la moglie del lettore. Le sembrerà molto strana questa cosa, però il lettore che deve piacere, che vuol piacere, che ha bisogno di trasmettere qualcosa, lo deve trasmettere attraverso il più profondo e il più semplice di se stesso. Centomila anni come questi, e sono sicuro che ci arriveranno, senz'altro.